Piazza del Lavoro. Le interviste di Radio Articolo 1. Martina Toti in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia a Roma sui 103 e 300 della modulazione di frequenza e online sul sito radioarticolo1.it. È tempo di approfondimenti e buone pratiche. Nei prossimi minuti la nostra radio vi racconterà infatti le scelte green di un comune che ha saputo fare tesoro del riciclo e dell'innovazione. Si tratta di Latronico in provincia di Potenza, uno degli enti locali che aderisce all'Associazione dei Comuni Virtuosi. Nata nel maggio del 2005, questa rete è impegnata per una gestione sostenibile del territorio, fatta di nuova consapevolezza e nuovi stili di vita, partecipazione attiva dei cittadini, scelte economiche vantaggiose, efficienza e risparmio energetico. È la collega Giada Valdannini a parlarci del caso Lucano nell'intervista che vi proponiamo. Le lasciamo il microfono e a tutti voi auguriamo buon proseguimento. Bentrovati all'ascolto di Radio Articolo 1, chi vi parla è Giada Valdannini. Quanti servizi giornalistici abbiamo visto nel tempo raccontare il valore dei rifiuti? Una consapevolezza radicata soprattutto nei paesi del nord, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Svezia, Austria, Danimarca, ma anche Norvegia, e che adesso inizia a farsi largo anche dalle nostre parti. Emblematico l'esempio, diffusissimo in Germania, dei supermercati dove è sufficiente riportare le bottiglie d'acqua acquistate in un determinato esercizio per ottenere dei bonus, soldi materialmente stornabili dalla spesa. Il rifiuto dunque riacquista un valore, è il vuoto a rendere, una pratica diffusa anche nelle nostre botteghe un tempo, che torna di moda. In Italia forse abbiamo impiegato più del dovuto a importare queste buone pratiche, ma ovunque, un po' a macchia d'olio, ci sono comuni pionieri in questa riforma. Una riforma che possiamo definire green. È il caso appunto di Latronico, dove è stata istituita la banca del riciclo, appena inaugurata. Plastica, alluminio, HDPE, il polimero che viene usato negli imballaggi morbidi oppure in flaconi e bottiglie, se conferiti nell'EcoPoint, fruttano 8 centesimi, sommabili e spendibili nei negozi che hanno aderito al progetto oppure deducibili direttamente dalla Tari, la tassa sui rifiuti. Siamo al telefono con Vincenzo Castellano, assessore all'innovazione nel comune di Latronico, in provincia di Potenza. Lo abbiamo chiamato per parlare di un progetto interessante sviluppato in un paese che si è rivelato virtuoso rispetto al tema della tutela ambientale. Vincenzo Castellano, com'è nato il progetto? Il progetto è nato sostanzialmente guardando alle progettualità già avviate da altri comuni nell'ambito dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. Il comune di Latronico fa parte di questa associazione. Quindi diciamo è nata lì l'idea poi di trasportare questa buona pratica anche nel comune di Latronico, molto semplicemente così. L'EcoPoint e la banca del riciclo coincidono? Oppure l'EcoPoint è il posto in cui materialmente si va a conferire e la banca del riciclo è un progetto più ampio? Allora, la banca del riciclo è il nome che abbiamo dato al progetto più ampio, che quindi comprende la rete degli esercizi commerciali aderenti e i vari punti di conferimento. L'EcoPoint, diciamo, è proprio il macchinario, che però abbiamo voluto chiamare anche la banca del riciclo, nel quale si vanno a conferire i materiali. Quanto avete speso per realizzare l'EcoPoint? Allora, questo progetto completo, quindi con la realizzazione delle basette di cemento, l'acquisto di 2 EcoPoint, perché ne avvieremo un altro a breve, le pensiline, insomma tutto completo, 30.000 euro e abbiamo reperito dei fondi regionali. Come funziona questo ecocompattatore? Il funzionamento è molto semplice, qualunque cittadino può andare lì presso l'EcoPoint, presso la banca del riciclo, porta con sé bottiglie di PET, HDPE, che è la plastica ad alta densità, e alluminio. Le inserisce autonomamente all'interno di queste 3 bocchette che le compattano. Quando si è finito di conferire, si preme un bottone ed esce fuori uno scontrino con indicati all'interno degli ecopunti. Questi ecopunti, che hanno il valore di almeno 8 centesimi ogni punto, possono essere spesi all'interno degli esercizi commerciali aderenti. Come avete creato questa rete di esercizi aderenti e come li avete sensibilizzati sul tema, facendogli anche capire che probabilmente avranno un tornaconto economico dall'adesione a un'iniziativa di questo tipo? Sì. Comune di Latronico, diciamo che in un ambito più largo in campo ambientale, sta lavorando nell'ottica dei rifiuti zero. Abbiamo aderito a questo progetto di Rossano Ercolini e oltre a questo facciamo parte anche del Comune Virtuoso, in cui questa tematica è molto sentita. Una volta che abbiamo deciso di avviare questa progettualità, abbiamo sensibilizzato tutti gli esercizi commerciali, facendogli comprendere anche che creando questa rete di esercizi commerciali, oltre a risparmiare i cittadini portando esclusivamente solo dei materiali,
possono anche loro attirare nei loro esercizi commerciali delle persone. E c'è da dire soprattutto che il loro sconto, i punti che vanno a stornare dalla spesa di un cittadino normale, gli vengono rimborsati dal comune, quindi per loro è assolutamente a costo zero. Quindi diciamo che è anche un modo per sostenere l'impresa locale, le attività commerciali locali? Sono in tanti quelli che hanno aderito? Allora, le adesioni sono ancora aperte, nel senso che saranno aperte per molto. Al momento sono 15 esercizi commerciali, tra cui il parrucchiere, il supermercato, insomma una serie di esercizi commerciali più disparati. Ovviamente gli obiettivi che abbiamo voluto perseguire quali sono? Quello di far passare il messaggio che i rifiuti non sono rifiuti da buttare via, del quale disfarsi nel modo più veloce possibile, ma sono una materia che ha valore, e questo è importante. Abbiamo voluto dare un segnale ai cittadini che così facendo riescono a risparmiare oggettivamente proprio anche nel fare la spesa, semplicemente portando i loro rifiuti all'interno della banca del riciclo. E il terzo punto è quello lì anche di creare una rete che può creare un'economia, cioè promuovere gli esercizi commerciali del nostro territorio. Sul piano del riciclo qual era il problema che avete incontrato finora? Persone che non facessero la differenziata correttamente, qualora la differenziata si faccia da voi e anzi glielo domando, oppure chi buttava la spazzatura o immondizia, comunque generi di plastica per le strade? Nel nostro paese abbiamo la fortuna di avere una popolazione che è stata molto sensibile in tale ambito. La raccolta differenziata è partita già da molti anni e ha dei buoni risultati. Ovviamente questa è una cosa aggiuntiva che speriamo vada anche a far diminuire quel fenomeno che ogni tanto si verifica, che qualcuno abbandona qualche rifiuto a bordo strada. Diciamo che ora quel rifiuto lì, chiuso in una busta, le bottiglie di plastica, l'alluminio, è come lasciare dei soldi a bordo strada, no? Delle monete, quindi è meglio prenderli, metterli lì dentro e si fanno due buone azioni. Perché buttare 10 bottiglie di plastica quando con 10 bottiglie vai a prendere un caffè gratis? Tornando proprio all'organizzazione di questo progetto, chi è che si è speso materialmente per andare a informare, a coinvolgere i commercianti e a sensibilizzare i cittadini sul tema? Sono stato io. Fatto io. Lei, assessore all'innovazione nonché runner in giro per la città. Sì, ho fatto anche un giro, ho fatto anche altro, a dire la verità. Quindi è stato lei che materialmente quanto tempo fa ha iniziato a lavorare? Allora, questo progetto ci stiamo lavorando da qualche anno, poi grazie alle lungaggini burocratiche purtroppo dei nostri tempi ci è voluto più tempo. Questo progetto sarebbe potuto avviare tranquillamente un anno fa. Però diciamo c'è stato il tempo di far comprendere le cose ai cittadini, agli esercizi commerciali e quindi abbiamo sfruttato il tempo della burocrazia per perlomeno creare un buon campo sul quale inserire questa iniziativa. Ecco, ci diceva di difficoltà burocratiche che avete incontrato nel portare avanti questo progetto, però ci racconti un po' più nel dettaglio, perché all'ascolto potrebbero esserci dei comuni che magari ancora non fanno parte della rete dei comuni virtuosi, ma che possono essere interessati a importare un'iniziativa di questo genere. Allora dipende molto, diciamo, dalla struttura. Noi, visto che eravamo legati ai fondi regionali, abbiamo dovuto aspettare anche che venissero fatti degli atti propedeutici, quindi è passato un po' di tempo da quando abbiamo avuto la notizia del finanziamento a quando poi abbiamo avuto realmente i fondi. In più, purtroppo, essendo un comune abbastanza piccolo, con una struttura comunale fatta da pochi dipendenti comunali, questa cosa qui si è trascinata perché c'è stata sempre magari un'emergenza che le è saltata avanti, poi però a un certo punto abbiamo dovuto farlo. Siete decollati. L'EcoPoint materialmente dov'è posizionato? Dove si trova? L'EcoPoint è posizionato vicino alle scuole medie ed elementari, primarie e secondarie, insomma come si chiamano, in un parcheggio, in due posti, sotto una pensilina, molto tranquillo, videosorvegliato. All'inaugurazione chi c'era? C'era la cittadinanza, chi avete invitato? Allora abbiamo invitato, ha fatto parte dell'inaugurazione, l'assessore all'ambiente del comune di Capannori, Matteo Francesconi, comune virtuoso e comune molto attivo nel campo delle politiche ambientali. In più abbiamo chiamato la cittadinanza, abbiamo invitato la cittadinanza e soprattutto abbiamo voluto dare un segnale chiamando i bambini e i ragazzi delle scuole medie ed elementari, perché pensiamo che in loro vada, tra virgolette, inoculato il virus di cui parlavamo prima, rispetto ambientale, vedere i rifiuti come una materia che ha valore,
insomma, tutte queste buone idee devono partire proprio da loro, devono attecchirsi nelle loro menti. Anche perché è molto probabile che nel caso si trovino in casa delle bottiglie, siano loro i primi a tirare la mamma e il papà per la giacchetta e a dire andiamole a conferirli correttamente, perché se c'è qualche centesimo magari se lo prendono direttamente sarebbe loro, bellissimo. Oppure la mamma e il papà lo possono utilizzare, insomma, non è detto che una buona pratica debba partire dagli adulti, insomma, quello che dice lei. No, molto spesso corretto, sono proprio i bambini, i ragazzi che riescono a far capire le cose agli adulti. Dunque, almeno in un paio di circostanze lei ci ha detto che questo EcoPoint e la banca del riciclo sono partiti perché fate parte del circuito delle associazioni virtuose. Che significa materialmente essere un comune virtuoso e far parte di questa rete? Allora, l'Associazione Comuni Virtuosi non è solo un'adesione a un'associazione nazionale, è anche condividere una determinata visione del mondo e delle cose, quindi condividere determinati stili di vita, attivare delle progettualità in determinati ambiti ambientali, sociali, e noi come comune, da quando abbiamo aderito, e anche prima perché comunque abbiamo dovuto dimostrare di essere idonei ad aver accettato, stiamo andando avanti su queste politiche, cercando di attivare tante progettualità di questo tipo. Questa è solo l'ultima di tante. Ce ne può raccontare qualcuna analoga, comunque sempre in questo ambito, tra innovazione e ambiente? Sì, in ambito ambientale abbiamo attivato la raccolta degli oli vegetali esausti, gratuitamente per il comune. Abbiamo attivato un'app, un'applicazione per smartphone che permette di segnalare le varie criticità sul territorio comunale, che si chiama Decoro Urbano. I cittadini possono segnalare con lo smartphone se c'è una buca, se c'è qualcosa di velto, insomma riescono a fare queste cose qui. In più nel sociale abbiamo attivato il taxi sociale, che permette a chi non è in condizioni economiche di potersi recare presso gli ospedali o presso altre strutture di tipo di utilità personale, la posta, questo qui, c'è un'auto del comune con un autista che fa il trasporto per le fasce più deboli anche gratuitamente, e per quelle magari un attimino in condizioni migliori a comunque a prezzi assolutamente irrisori. Quindi sono tante piccole attività che si mettono insieme, c'è la casa dell'acqua, sempre nell'ambito ambientale, dove le persone possono approvvigionarsi di acqua gassata e naturale a 8 centesimi al litro, acqua controllata, e questo ci permette di abbassare il consumo di plastica, perché quando le persone vanno a prendere l'acqua utilizzano sempre la stessa bottiglia, possibilmente di vetro. Certo, magari vanno con il loro contenitore di vetro, si approvvigionano d'acqua a un prezzo calmierato, una buona prassi che si può riprodurre, portare avanti durante tutto l'arco dell'anno. Siamo al telefono con Vincenzo Castellano, assessore all'innovazione nel comune di Latronico, in provincia di Potenza. Lei si sta occupando di questo progetto ormai da qualche tempo, come ci raccontava, proprio sotto la sua delega di assessore all'innovazione, e tiene in sé varie deleghe con un obiettivo che ci sembra piuttosto ambizioso, ossia quello di tenere insieme nuove tecnologie, sperimentazioni dal punto di vista economico, proprio per far crescere l'economia locale e tutela dell'ambiente. Certo, e comunque che merita di essere portato avanti in un certo modo, e soprattutto bisogna stare sempre attenti a quello che succede in giro per l'Italia per cercare di fare proprie delle iniziative che sicuramente sarebbero, in altro modo non le potresti vedere, diciamo così, invece riesci a vederle. Intanto, per tornare all'EcoPoint, cioè il progetto per cui ci siamo sentiti, ci sono degli sviluppi ulteriori, un upgrade che vi immaginate per il futuro? Sì, sicuramente c'è, perché ci sarà sicuramente una nuova inaugurazione a breve di un altro punto. Poi successivamente stiamo lavorando nell'ottica di introdurre anche un EcoPoint che possa prendere anche il vetro, perché il vetro, okay, visto che va trattato in modo differente, sì, manca effettivamente. È, diciamo, una progettazione pilota, immagino, che poi forse punterete ad espandere con più EcoPoint possibili, o forse non ce n'è necessità perché in un comune della vostra grandezza due sono già sufficienti? Io penso possano esserne inseriti magari altri due, per essere proprio, per cercare di coprire quanto più possibile tutto il territorio, però poi va bene così, perché c'è bisogno che siano punti centralizzati per motivi di controllo e per motivi anche di semplicità poi nell'utilizzo da parte degli operatori, che aprono, scaricano i bidoni e li rimettono dentro in 5 minuti. Obiettivi prossimi? Siamo nella fase di concludere determinate progettualità. Una che lanceremo a breve è un progetto di geolocalizzazione di tutti i punti di interesse turistico all'interno del territorio comunale, quindi all'interno di una mappa interattiva consultabile o su internet o tramite dei totem interattivi presenti
sul territorio, sarà possibile consultare foto, video, descrizione di tutti i punti di interesse presenti sul territorio del comune di Latronico. Ad oggi siamo ad oltre 100. Bene, quindi già tutti utilizzabili? Cioè, se veniamo in vacanza dalle vostre parti, possiamo già far conto sulla vostra mappa interattiva? Sì, potete muovermi perché penso che prima che inizi a fare il caldo riesco a inaugurarla, quindi non c'è problema. Allora, prima ci raccontava di come l'Eco Point ricalchi dei progetti che sono stati già sviluppati nel contesto dei comuni virtuosi. Lei personalmente come amministratore ha avuto qualche amministratore di altre realtà a cui si è ispirato, magari nel meridione? Allora, io mi sono lanciato in questa avventura che all'inizio diciamo in modo molto spontaneo ed ingenuo, perché mi sono candidato a 24 anni senza aver avuto nessuna esperienza politica di nessun tipo. Io non appartengo a nessun partito, sono un civico, quindi ero un semplice ragazzo che aveva voglia di fare qualcosa per il suo paese. Quindi da subito non mi sono ispirato a nessuno. Però dopo ho conosciuto tutta una serie di amministratori, posso fare il nome di Marco Boschini, Ezio Orzes, Luca Fioretti, Bengasi Battisti, Paolo Erba, tutte persone che fanno parte del circolo dei comuni virtuosi, di questo giro nel quale ho scoperto veramente che c'è un'Italia differente che lavora per il bene comune e lavora in modo proficuo. Prima di lasciarci, vogliamo segnalare qualche riferimento, qualche indirizzo web per poter seguire che cosa accade, insomma, i progetti che bollono in pentola da voi lì a Latronico? Allora, ci sono diversi canali di comunicazione, sempre avviati all'interno di questo assessorato. C'è il sito web comunale, super aggiornato e aggiornato sempre su tutte le ultime novità, bandi, avvisi, tutto. C'è la pagina Facebook, che è aggiornata allo stesso modo, la pagina Twitter, con il profilo Twitter diciamo, e oltre questo c'è anche la possibilità di iscriversi al servizio WhatsApp, che fa un po' il verso a WhatsApp. In realtà è un servizio nel quale i cittadini e chiunque può mandare un messaggio ad un numero di telefono, trova tutte le informazioni sul sito del comune. Quando si iscrive riceve tutte le informazioni, le locandine, sugli eventi, le informazioni sulle inaugurazioni, tutto direttamente sul proprio smartphone, gratuito. Bene. Ci ripete il nome però perché non l'abbiamo colto bene. Com'è? Certo. Riccheggia WhatsApp, ma si chiama? What's uguale a WhatsApp, What's Lat, come Latronico, Lat. Ah, What's Lat, ok, perfetto. Sì. Tiene insieme What's e Latronico, le prime lettere del nome del vostro comune. Grazie sì. Allora Vincenzo Castellano, le auguriamo una buona giornata. Grazie mille. Riprendiamo la parola dagli studi di Radio Articolo 1 e ringraziamo ancora la collega Giada Valdannini e il suo ospite. Ritrovate l'intervista che avete appena ascoltato in podcast sul sito www.radioarticolo1.it. Ricordate anche i nostri contatti, la pagina Facebook e il profilo Twitter per commentare, il nostro numero per raggiungerci telefonicamente 06400 433 76. Da Martina Toti è tutto, restituisco la linea alla regia curata da Ivana Marrone e Marianna Lorusso per la messa in onda dell'ultima edizione del giornale radio del lavoro. Piazza del Lavoro.